Eccoci all'inizio di un'avventura emozionante. Chi guiderà il prossimo Festival di Sanremo nel 2025? Le voci corrono veloci e un nome sorprendente fa capolino. È così inaspettato che potrebbe far saltare dalla sedia milioni di appassionati. I fan sono già in trepidante attesa. Ricordate Gianna Nannini nel 1986? Cantava una canzone perfetta per questo momento. Questo personaggio, noto per il suo carisma contagioso, ha una lunga strada fatta in televisione e nel mondo delle radio, proprio come Amadeus che, lasciando il timone, ci invita a respirare novità. Ma, questo nome suggerito, legato da anni a Mediaset, potrebbe cambiare le carte in tavola a Rai. Ancora è tutto avvolto nel mistero. Ma i produttori sono già all'opera per trovare la soluzione migliore. Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati, ma ha dichiarato di non aver ricevuto proposte. Il pubblico adora anche Paola Cortellesi, Carlo Conti, Laura Pausini, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Tuttavia, un altro nome fa sognare i fan del festival. Un ingaggio non facile, ma che scuoterebbe il palcoscenico di Sanremo. La successione di Amadeus non è impresa facile, considerando il suo straordinario 74,1% di share nell'ultima serata. Persino Pippo Baudo, Claudia Colle e Anna Falchi insieme non hanno superato il 75,2%. Solo un vero veterano dello spettacolo potrebbe eguagliare un tale successo. E si parla di un nome che è al contempo bello e impossibile. Questo personaggio, amatissimo dal pubblico, ha una lunga fedeltà con Mediaset che rende l'idea del suo passaggio alla Rai quasi un miraggio. Parliamo di Gerry Scotti, un volto che non ha mai condotto Sanremo, ma che ha le carte giuste per fare scintille come direttore artistico. Non possiamo però dimenticare altri talenti del piccolo schermo che potrebbero portare una ventata di novità. Alessandro Cattelan e Stefano De Martino, figure giovani e dinamiche, pronte a regalare freschezza al festival, sebbene con meno esperienza. Un elemento, questo, da non sottovalutare.